Bene, buongiorno a tutti, appunto mi chiamo Katia Grossi, vengo da Recanati dove ha sede l'azienda Iguzzini Illuminazione. In questi 15 minuti vi parlerò un po' di come interpretiamo il fil rouge di questo incontro che è sostenibilità, creatività, innovazione, quindi di come applicare questi concetti nei nostri prodotti. Poi vi invito appunto a venire nel nostro desk per approfondire insieme questi temi, questi concetti. Allora, innanzitutto, ecco, ho cliccato troppo velocemente, innanzitutto già parlando di sensibilità, di sostenibilità, di approccio al benessere e all'attenzione al benessere dell'uomo, del fruitore dello spazio e all'attenzione verso la salvaguardia dell'ambiente, non posso non citare una immagine degli anni 80-90, quando, questa è una campagna pubblicitaria che aveva vinto anche numerosi premi, il famoso Barbagianni con gli occhiali, che invitava proprio allo studio dell'illuminazione, quando magari ancora il concetto dell'illuminotecnica non era così, così diffuso. E in realtà la nostra missione è proprio quella di trovare soluzioni innovative per la salvaguardia dell'ambiente, per appunto il benessere del fruitore dello spazio, quindi soluzioni che siano sempre più circolari e positive per il clima. Tra l'altro, impatto ambientale e benessere del fruitore dello spazio sono due concetti che devono essere assolutamente legati tra loro. La luce contribuisce fortemente al benessere delle persone. Questa è un'altra campagna pubblicitaria, Better Light for a Better Life, dove in realtà queste persone si stanno realmente curando con somministrazione di luce artificiale. Sono persone che hanno una patologia, SAD, Seasonal Affective Disorder, quindi una patologia depressiva che si cura realmente con somministrazione di luce artificiale, colpisce principalmente nei paesi nordici, appunto nei periodi di scarsa presenza di luce naturale. Pensate, il 15% della popolazione mondiale è affetta da SAD. Ancora di più dobbiamo pensare come è importante la luce, pensando che vi siete mai chiesti quanto tempo passiamo in ambienti indoor all'interno degli spazi? Il 90% della nostra giornata mediamente la passiamo al chiuso di uno spazio, in un ambiente interno. Siamo proprio definiti la indoor generation, quindi ancora di più pensiamo quanto è importante vivere in uno spazio dove la luce sia progettata nel migliore dei modi. Quando progettiamo un apparecchio di illuminazione, progettiamo essenzialmente queste quattro. Ci focalizziamo principalmente su queste quattro caratteristiche, quindi design, estetica, sono fondamentali, l'impatto estetico, perché il prodotto non vive solo acceso, ma vive anche nell'ambito di una estetica, nell'ambito appunto di un'integrazione dello spazio, di un'integrazione dell'architettura. Qui ci sono tante possibili caratteristiche in gioco, performance, che non significa solo efficienza lumen watt, ma significa anche percezione visiva, visual perception, quello che è, lo vedremo, l'interpretazione dello spazio con la luce, affidabilità e servizio, tutto ovviamente in chiave sostenibile, quindi studiando sia la fase di produzione, fase di utilizzo, fine vita del prodotto. E tenendo a mente la metodologia del LCA, quindi questo ci aiuta a progettare nel migliore dei modi. Per quanto riguarda un apparecchio di illuminazione, l'impatto ambientale pesa principalmente sulla vita del prodotto, quindi il 92% dell'impatto ambientale pesa proprio sulla vita del prodotto. Quindi sicuramente l'efficienza di un prodotto diventa fondamentale. L'8% manufacturing. E per quanto riguarda la vita del prodotto, è fondamentale considerare la sorgente, la percezione visiva, il driver e la digitalizzazione. Okay. Allora, abbiamo detto quindi LED,
la sorgente di illuminazione fondamentale, ma di LED ce ne sono di tantissimi tipi e ognuno necessita di uno specifico sistema ottico. Quindi qui vediamo le varie tipologie. Chip on board, quando vogliamo compattezza e efficienza insieme, primo punto, o ancora tutta una serie di soluzioni single chip, le nuove, ad esempio senza DOM, chip scale package. Abbiamo tantissime tipologie che sostanzialmente si possono suddividere in queste tre caratteristiche: mid power, high power e chip on board. Vi invito appunto a venirci a trovare. Ma la scelta di un buon LED è sicuramente la base per partire, ma lo sviluppo del sistema ottico è il cuore pulsante del prodotto, perché è proprio l'ottica che permette di sfruttare al meglio le caratteristiche ottimali della sorgente che ospita il prodotto. Tutte le nostre, qui vediamo se tante sono le tipologie di LED, ugualmente tante sono le tipologie di appunto ottiche che permettono di creare le diverse prestazioni luminose. Tutte le nostre ottiche sono studiate, realizzate internamente alla nostra azienda. Ecco, quindi ottica e percezione visiva. Questi sono lo stesso spazio che si trova appunto nella nostra sede di Recanati, che è illuminato in questo caso da tre soluzioni diverse che creano, lo vedete anche dalle ombre, tre diverse percezioni visive dello spazio. Lo vediamo poi in questo piccolo video. Domenico, se me lo fai gentilmente partire. Intanto lo commento. Ecco, il primo caso, una luce più concentrata, sicuramente più sagomata, dove abbiamo delle ombre più nette che caratterizzano lo spazio. E in questo caso vediamo il lato totalmente opposto, un effetto molto più diffuso con il nostro prodotto Light Shed, che simula un po' una luce molto diffusa di un flat panel, ma in questo caso con la sua bombatura centrale permette all'occhio di adattarsi, quindi creando anche un comfort visivo molto interessante. Ecco, quindi rivediamo un po' le tre immagini da un ambiente con ombre più caratteristiche. Tra l'altro il bilanciamento delle ombre è fondamentale per non creare anche monotonia dello spazio che viviamo. Alla innovativa ottica Space, che è un nostro brevetto, qui tra l'altro con una penna laser abbiamo simulato il raggio del LED, vedete, arriva fino alla cornice. È molto interessante l'effetto alone che si sviluppa attorno al prodotto stesso e che abbiamo declinato ad esempio in tante famiglie. Questo è il Crystal, sia con ottica Space bianca che ottica Space nera. Ecco, qui vediamo proprio questo effetto alone che se nel caso di Laser Blade avevamo il concetto di Invisible Light, qui invece abbiamo una soluzione più decorativa dello spazio. E fino ad arrivare a una luce molto diffusa appunto con il Light Shed. Ma ancora, percezione dello spazio significa anche ad esempio la possibilità di colore. Qui abbiamo il sistema Libera che si snoda in maniera libera nello spazio e che può essere combinato come vogliamo grazie a una serie di giunti e accessori. Varie finiture, varie colorazioni. Il tema della finitura, della colorazione è sicuramente un tema molto importante. Lo stesso spazio lo vediamo ad esempio con il Light Shed, guardate, solo cambiando la finitura come cambia l'impatto che abbiamo con l'ambiente stesso. Addirittura ci possiamo spingere, ecco qui lo vediamo contestualizzato in una bella applicazione dove anche abbiamo giocato con colori diversi, con pannelli sia con sorgente luminosa che piena. Ma anche la possibilità di creare una soluzione unica, quindi il Light Shed con un'immagine che può addirittura essere personalizzata. Pensiamo di imprimere una foto del tramonto e di riportarlo nel prodotto stesso, creando quindi una soluzione, un unicum, che è un altro fatto totalmente apprezzato. Ma ancora, mix and match nella
dell'applica allure per esterni, dove possiamo immaginare di avere appunto fino a 5 finiture del corpo, una serie di finiture per il raster che si possono combinare, che possono creare infinite soluzioni. La digitalizzazione è un altro tema estremamente importante. Oggi è assodato controllare la luce, ma quando questo controllo avviene in maniera molto semplice ed immediata, ad esempio con lo smartphone o con l'integrazione ad esempio del sistema come Alexa o Google Home, possiamo creare un concetto ancora più innovativo e user friendly, quindi per adattare il nostro scenario di luce ai vari contesti e richiamarlo quando vogliamo. Ma ancora innovazione è quando possiamo creare effetti di luce che fanno parte del sistema narrativo. Questo è un progetto a Ferrara, il Palazzo dei Mesi, il Salone dei Mesi a Palazzo Schifanoia, dove sono state create appunto delle scenografie di luce che seguono il sistema narrativo della guida. Quindi quando la guida racconta i vari dettagli di questo ambiente, la luce segue il racconto e ci permette di focalizzare la nostra attenzione, anche qui credo che sia da cliccare, ci permette di focalizzare la nostra attenzione sul particolare dettaglio, ed è un modo totalmente nuovo e totalmente innovativo di vivere anche uno spazio museale. Ecco, pensate, la nostra attenzione sarebbe persa o sarebbe difficile trovare il dettaglio, mentre se è la luce che ci racconta appunto il dettaglio, riusciamo a focalizzarci in maniera assolutamente migliore. Quindi è con la luce che fa parte del sistema narrativo grazie alla digitalizzazione, e anche questa è sicuramente innovazione. Ma ancora, cosa si può fare quando il corpo illuminante contiene un accessorio, un elemento come il beacon che trasmette dei messaggi? Possiamo addirittura avvalerci del nostro corpo illuminante per ricevere nel nostro smartphone una push notification, quindi delle informazioni che possono essere relative all'opera che stiamo guardando, magari in uno spazio retail, o magari ci troviamo al Viola Park relative alla partita, ai risultati o quant'altro. Quindi ecco, qui siamo in un ambiente esterno dove appunto è il Colle dell'Infinito a Recanati, dove con la push notification il fruitore dello spazio può ricevere informazioni sul concetto di leopardi che aveva appunto in questo bellissimo parco che ha ispirato le sue opere. Ma ancora, un apparecchio di illuminazione può addirittura integrare tutta una serie di componentistiche che sono utili negli spazi pubblici e che permettono di passare quindi da una situazione di caos a ordine grazie all'integrazione di smoke detector, altoparlanti, telecamere all'interno del prodotto stesso. Ecco, tutto questo proprio per chiudere, vedendo il design sostenibile, quindi l'attenzione ancora una volta, magari creando soluzioni benessere, soluzioni fonoassorbenti, soluzioni acustiche, riducendo il materiale, creando packaging che siano di materiali riciclabili. Ecco, tutto questo è innovazione, colore, benessere acustico, scenografia luminosa, l'abbiamo vista a Palazzo Schifanoia, possibilità di avere push notification. Pensate, fino a pochi anni fa chiedevamo un apparecchio di illuminazione di far luce in modo confortevole. Oggi chiediamo tutto questo e possiamo avere tutto questo, perché i nostri bisogni come fruitore dello spazio sono evoluti. Questo è sicuramente quello che per noi è sviluppo creativo, sostenibile e innovativo di un apparecchio di illuminazione. Grazie.